Allora, parti prima tu, poi sì. Facciamo qualche domanda calabrese. Nelle ultime dichiarazioni Napolitano dice che è stato aggredito, ma lui ha sempre garantito la separazione dei ruoli tra politica e giustizia. Napolitano è uno dei complici della svendita dell'Italia all'Europa, ai tedeschi, all'euro, alle multinazionali, e quindi non ha fatto quello che un Presidente della Repubblica avrebbe dovuto fare. Detto questo, guardiamo avanti, non ci interessa il passato. Secondo l'Unione Europea l'Italia cresce sempre poco. È colpa della stessa Unione Europea, che sta massacrando ad esempio l'agricoltura di tutta Italia e del sud in particolare. È colpa dell'euro, che è una moneta senza senso, sbagliata. Prima la molliamo, prima torniamo a lavorare. Di queste ultime ore l'attacco di Grillo, dall'attacco di Renzi a Grillo, lo definisce uno sciacallo. Cosa pensa lei di Grillo e cosa pensa lei di Renzi? Che non mi interessano le polemiche che non portano a nulla. Sia Renzi che Grillo difendono questo euro e difendono un'immigrazione incontrollata che è un disastro per tutta Italia, quindi per me c'è poca differenza fra l'uno e l'altro. La Lega con Le Pen, non si rischia di andare troppo a destra? No, la Le Pen dice il lavoro prima ai francesi, stop immigrazione, la Lega dice il lavoro prima agli italiani, stop immigrazione, quindi cerchiamo di ribaltare un'Europa che è l'Europa della disoccupazione. Appunto, partendo da quest'ultima risposta, qual è la ricetta della Lega per il lavoro? Ma innanzitutto invito tutti i calabresi ad andare nei loro comuni domani a firmare il referendum, innanzitutto quello per cancellare la legge Fornero, che è un'infamia, che ha rubato lavoro, pensioni e speranza a milioni di italiani e a milioni di calabresi. Quindi cancelliamo la legge Fornero e una parte di lavoro riparte, stoppiamo l'immigrazione, evitiamo concorrenza in nero e poi usciamo dall'euro e torniamo a respirare. L'Italia senza l'euro è la quarta potenza mondiale, possiamo tornare a esserlo. Guarda, la Lega è conosciuta come quel partito che ha attaccato sempre il Sud, lo ha definito parassitario, non ha avuto parole molto dolci nei confronti del Sud. Oggi invece si trova qui in Calabria, è stato prima in Sicilia, a chiedere i voti al Sud. La Lega ha sempre attaccato la cattiva politica del Sud, la cattiva politica di Lamezia Terme, la cattiva politica dei sindaci di Roma, le cui vittime sono i cittadini di Roma, di Catania e di Lamezia Terme. Il Sud ha delle potenzialità enormi che senza la cattiva politica possono essere liberate. Poi i voti o non voti mi interessano relativamente. La battaglia contro l'euro e la battaglia contro l'immigrazione clandestina sono due battaglie giuste e solo della Lega. E quindi se qualcuno vuole seguirci in queste battaglie, purtroppo ha solo la Lega da scegliere. Il rapporto tra il Meridione e l'Europa è spesso stato declinato sul tema dei fondi europei, che peraltro è un must anche della Lega. È solo una questione di ceto politico meridionale oppure, visto che parliamo di elezioni europee, è una questione di procedure, di tecnicalità che probabilmente alcune regioni in ritardo non riescono oggettivamente a cogliere? No, l'Europa è nata su iniziativa dei forti, quindi dei tedeschi, per massacrare tutti gli altri. L'Italia tutta, dalla Lombardia alla Calabria, penso all'agricoltura, lombarda e calabrese che sono massacrate da vincoli idioti, da normative idiote e da una moneta sbagliata. Ripeto, l'euro è una moneta sbagliata per l'economia italiana, che ci fa correre i 100 metri con gli scarponi da sci. Quindi senza euro l'economia tanto lombarda quanto calabrese tornerebbe a vendere come facevamo 15 anni fa e quindi ad assumere operai. Con l'euro fra le scatole la vedo grigia sia alla Lamezia Terme che a Monza. Senta, l'ultima domanda, almeno per quanto mi riguarda, che non vuole affatto essere una provocazione. Se Matteo Salvini fosse governatore della Calabria, cosa farebbe? Io arrivo in casa altrui con rispetto per ascoltare, oggi sono qua per ascoltare, per imparare come l'ho fatto stamattina in Sicilia, non mi permetto di dare lezioni. Sicuramente qualche vecchio volto della politica lo pensionerei anticipatamente, mi sembra incredibile che ci sia qualcuno che ha portato la Calabria, Catanzaro e Lamezia in queste condizioni e che abbia ancora la faccia di farsi vedere in giro e di chiedere dei voti. Quindi sicuramente tutti quelli che c'erano fino a ieri non li rivedrei in giro. Infiltrazioni della mafia nel nord, Posi ha fatto una delibera anche se carnevalesca. Pensa che sia giusta una cosa del genere o no? Penso che purtroppo la mafia sia sotto casa di tutti. Ormai è pienamente anche in Lombardia, a Milano e a Como. E non è una connotazione, una questione geografica o etnica, è una questione di economia, di denaro. Laddove c'è crisi arriva la mafia e purtroppo, ripeto, per mille e uno motivi lo Stato italiano e questa Unione Europea portano crisi, quindi portano mafia.
Detto questo, c'è tanta Calabria per bene, in Calabria e a Milano, perché a Milano ci sono più calabresi che milanesi probabilmente, quindi si combatte, ma è ovvio, ma perché quando qualche leghista viene al sud dicono però ha cattive frequentazioni, su Tosi si sono inventati di tutto e di più, ripeto, così come i milanesi non sono tutti evasori fiscali, i calabresi evidentemente non sono tutti indranghettisti. Senta, sulle note dello Stato e quindi a combattere. No, ricordare che frequentare calabresi non significa frequentare cattive persone, siccome a Tosi è stato imputato di essere stato fotografato con dei calabresi, io mi faccio fotografare con dei valtellinesi, dei siciliani, dei sardi, dei pugliesi e quindi lo faccio ben volentieri. Senta, l'altro tema, Sicilia e Calabria sono il fronte avanzato degli sbarchi, il tema è quello dell'immigrazione. Mare Nostrum da sospendere subito, Mare Nostrum è una porcheria, è un aiuto di Stato agli scafisti, è un'idea demenziale che costa 300.000 euro al giorno e fa il danno degli italiani, dei siciliani, dei calabresi e degli immigrati che sono trattati come bestie. E quindi spero che Renzi e Alfano si diano una mossa, o se no gliela daremo noi. No, grazie.